Comunque, allora, questa, vedete ragazzi, è la base di Facebook che è qui a Los Santos. Ecco, qui ragazzi, vedete, hanno già iniziato. Infatti, no, c'è solo una donna a fare interviste. Ibrahimovic lo ignoro completamente perché se no giuro che scatta la rissa di quelle assurde. Che ne dici, Diletta? Vorresti uscire insieme a me stasera? Andiamo in discoteca a fare bordello. Oh, raga, a me io l'intervista è uscita più che bene. Mi sono rimorchiato anche la tipa. 3 ore! Ronaldo ha rimorchiato una tipa! Oh, cosa bella è Ronaldo Junior? Fermati, fermati! Ronaldo Junior! Smetti di filmare, cretino! Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omega, come state? Spero tutto bene e benvenuti in questo nuovo video del lunedì, perché ragazzi, sì, lo so che sai, è lunedì, cioè non so che lo sapete che oggi è lunedì. Quindi, se sapete che oggi è lunedì, sapete che ci sono due video della vita reale o da calciatore da bambini. In questo caso, ragazzi, due video speciali. Perché, ragazzi, in descrizione trovate il link del video speciale dove Ronaldo Junior, attenzione, Ronaldo Junior uccide Jasmine. Sì ragazzi, avete capito bene, trovate il link in descrizione, che non è caricato sul mio canale ma sul canale di Blasting Gaming. Come sapete, lunedì esce un video nuovo lì. Quindi ragazzi, come finite di vedere questo, andatelo a vedere perché uno di voi mi ha consigliato di uccidere Jasmine. Ragazzi, io vi ho accontentato, insomma, porca di una miseria, Jasmine finalmente. Bene, prima di passare a questo video invece sul mio canale, ragazzi, che sarà un video molto diverso rispetto al solito, perché Ronaldo non ha mai avuto le idee così confuse, ragazzi, e siete stati voi che gliel'avete fatto confondere. No ragazzi, non è vero. Quindi prima di passare al video, velocemente voglio salutare due di voi. Saluto Alex02940 che mi scrive: grande zio. A sto punto, grande bella fra, bella nonno, bella padre, bella tutta la famiglia, dato che ormai siamo zio, padre, cane, orso, scimmia e tutto il resto. E saluto anche Matti2004love che mi scrive: mi saluti, ti adoro, eschere, e ti faccio anche io eschere a bomba, e ti saluto, bella Matti, e fai bravo. Mentre ragazzi, se anche voi volete se anche voi volete vedere degli spoiler sui prossimi episodi, e la cosa più importante è essere salutati da me, trovate il mio Instagram qui e in descrizione. Quindi, siccome so che siete molto curiosi, venitemi a seguire e a mettere mi piace alle foto, perché ragazzi, solo chi vedrà gli spoiler saprà già i prossimi episodi. Quindi vi ho detto tutto. Sentivate la mancanza di un tradimento da qualche parte, eh? Cioè, nel senso, dai, siate sinceri. Quante volte avrà tradito Ronaldo le sue ragazze? Una, due, ma al massimo tre, vabbè, non ce lo ricordiamo, ragazzi. Ma oggi direi che è la giornata buona. No, non più che altro perché siamo infami, ragazzi. Come sapete, nell'episodio di ieri, Jasmine e Belen si sono acciuccate, ammazzate proprio all'ennesima potenza. E ragazzi, il ritorno di Jasmine in parte mi ha confuso le idee. Infatti, non so se voglio stare con Belen. Poverina, sta lì a guardare il tramonto. Non so cosa passa in mente a CR7, ragazzi, perché non lo so manco io. Quindi non sappiamo come andrà a finire questa storia. Oh, ragazzi, Belen mi piace, cioè è una bella ragazza, tranquilla. Forse non è bella come Jasmine, come abbiamo già detto, ma non ne sono molto sicuro, raga. Non lo so, ho le idee confuse. Comunque, lasciamo perdere Belen, perché oggi, ragazzi, non ho testa per niente e per nessuno. Perché adesso, vediamo che ora è. Sì, ragazzi, sono 17:26, dovremmo praticamente andare. Perché, vi spiego, sono stato invitato nella base di Facebook che hanno qui a Los Santos per un'intervista. Ci saranno anche altri calciatori e ci sarà anche un... Oh, mi fai passare, mannaggia. E attenzione, ragazzi, mi hanno detto che ci saranno anche dei giornalisti italiani. Per cui andiamo a fare questa cosa, dato che siamo invitati e dobbiamo andarci, cioè sta male non andarci. Sempre nell'episodio di ieri, per chi se lo fosse dimenticato, ragazzi, siamo andati a Simon per chiedere se avessimo un'assicurazione sulle auto che Jasmine ci ha fatto esplodere. Ragazzi, purtroppo Simon ha detto di no e abbiamo preso questa bellissima Audi RS7, che vi ricordo che di regola dovremmo dare la differenza anche per le altre auto, che poi molti di voi ieri manco mi hanno risposto nei commenti. Ho visto alcuni che mi hanno risposto perché c'erano troppi commenti, ragazzi, lo ammetto, su Jasmine e Belen. Quindi ditemi se dobbiamo andare a prendere anche le altre auto, quella Ferrari customizzata fino alla Madonna. Ma ve la ricordate la Ferrari 10? Se non avete ancora visto, andate a vedere il video ieri, ragazzi, che ci sono queste quattro auto. Vabbè, questa ce l'ho, quindi sono tre. Quindi andiamo a fare questa intervista, ragazzi, e chissà, poi magari incontro qualche calciatore che mi sta simpatico, magari Totti,
e andiamo in discoteca, regà. Non lo so. Insomma, vediamo che cosa dobbiamo fare prima di pomeriggio. Ragazzi, dovete sapere che l'unica sfiga che ha Ronaldo, oddio, sto pazzo qui che ha zuppato. L'unica sfiga che abbiamo, ragazzi, è che abitando lontano sulla montagna, per venire in città dobbiamo per forza usare un'auto e non un pullman come tutti i cristiani normali. Vabbè. Comunque, allora, questa, vedete, ragazzi, è la base di Facebook che è qui a Los Santos. Vedete, raga, la vita reale, Omega, è sempre meglio. No, che non c'ho io i soldi, che sto a fare. Comunque, questa è la base di Facebook dove ci sarà l'intervista con io e magari altri calciatori. Spero di non trovare Ibrahimovic, ragazzi, se no avrò un atto d'ira di quelli assurdi, veramente. Dicono che posteranno l'intervista, ragazzi, quindi andiamo. Speriamo, vediamo dove è l'aula intervista, dove che stanno a parlare. Ragazzi, secondo me questo, a questo qui gli piacciono le femmine, sicuro. Gli piacciono le donne a questo qui, sicuro, ma proprio sicuro. Va bene, grazie, al piano di sopra. No, ragazzi, gli piacciono i maschi, che femmine. Intervista dovrebbe essere a questo piano di sopra. Buongiorno a tutti voi qui di Facebook. Lavorate, lavorate, schiavi, lavorate. Oh, ecco qui, ragazzi, vedete, hanno già iniziato. Infatti, no, c'è solo una donna a fare interviste. Non ci credo, ragazzi, c'è Ibrahimovic. Avrei quasi voglia di prendergli la testa e spaccargli la terra. Ma ragazzi, di fronte a tutte queste persone che lavorano qui a Facebook, entro i calciatori, non posso fare nessuna brutta figura. Buongiorno, sono qui per intervista, sono Ronaldo. Ah, ragazzi, guardate, stanno già facendo l'intervista Messi Totti. Sapete che, raga, settimana prossima, il 3 aprile, il 4, non mi ricordo quando è, c'è appunto la partita Barcellona-Roma, Roma-Barça, non mi ricordo esattamente, però vabbè. Bella Neymar, bella Dybala, come state? Tutto bene, ragazzi? Ibrahimovic lo ignoro completamente, perché se no giuro che scatta la rissa di quelle assurde. Quindi loro hanno detto che hanno già finito, non so. E Dybala, ma come ti sei vestito? Ho messo una felpa ignorante Supreme, bella e tranquilla, e si va a fare intervista, vero? Vabbè, raga, ognuno c'ha il suo stile. Neymar sempre in giacchetta, tranquillo. Bene, allora aspettiamo che finiscono Messi e Totti e poi, ragazzi, dovrebbe toccare a noi. Oh, bella Francesca, come stai? Tutto bene, capitano? Sì, capitano, sta bene. Messi, da te ti saluto e basta. Anche ragazzi, io e Messi stiamo quasi quasi per darci mazzate. Francesca ha detto che l'intervista è niente di che, tranquilla. Vabbè, dai, ragazzi, io vado a fare questa intervista, dai. Allora, ragazzi, mentre bevo il caffè, la giornalista che ha detto che si chiama Diletta Leotta, una giornalista molto famosa in Italia. Infatti, ragazzi, non lo so, anche Diletta da fare è stata molto difficile, perché diciamo, l'ho inserita in questi tipi di video qui, nel video intervista. Come vedete, ragazzi, la foto combacia perfettamente al suo viso, dato che comunque per farla c'è stato un po' di tempo per il suo sorriso. Infatti, vedete, ragazzi, è sempre sorridente questa ragazza. Insomma, ragazzi, in Italia Diletta Leotta, che è come, non la conosce, siamo sinceri, ed è venuta qui a Los Santos a fare questa intervista. Bene, a posto. Allora, mentre lei mi fa le domande, le solite domande, raga, perché sei diventato calciatore, qual è la tua passione, bla bla, io sto bevendo un po' di sano caffè. Che ne dici, Diletta, vorresti uscire insieme a me stasera? Andiamo in discoteca a fare burdello. Allora, ragazzi, Diletta ci sta dicendo che purtroppo lei è fidanzata e che non può andare in discoteca, ma che uno straparegola si può fare benissimo. Ecco, ragazzi, sono queste le ragazze che ci piacciono. Che anche se sono fidanzate, non strappa la regola, lo fanno, è vero, Diletta, grande. Oh, raga, a me, io l'intervista è uscita più che bene, mi sono rimorchiato anche la tipa. Ok, ragazzi, parlando con Diletta, mi ha detto che finisce di compilare le ultime schede per l'intervista che abbiamo lasciato tutti qui i calciatori e mi raggiunge giù. Va bene, cara, ti aspetto giù, ti aspetto in macchina. Cioè, siamo venuti qui nella base di Facebook per fare questa intervista, che tanto devo dire, non ero mai entrato qui dentro. E ragazzi, sono le 20:27. In 3 ore Ronaldo ha rimorchiato una tipa. Diletta Leotta, attenzione, e si allarga il quadro. Jasmine, Belen, Diletta, non so, ragazzi, se c'è qualche altra ragazza, ma ditemela pure a sto punto. Non so, Ronaldo, te va di fare il donnaiolo in sti giorni, eh? Credo, ragazzi, questa è la cosa più epica di sempre. Questa è la ragazza giusta per noi. No, cioè, ma dove, regà, solo una serata. Ha detto che è anche fidanzata, quindi voglio dire, non è che ci possiamo fare chissà che cosa. Da sempre sorridente, raga, ditemi se un po' gli somiglia. Ce l'ho fatta vedere prima la foto. Detto, fare i modelli su GTA è veramente difficile. Schere, ora capisco da che ha preso Ronaldo Junior. Sì, ragazzi, torniamo a casa, perché mi ho detto Belen non è in casa, quindi abbiamo la serata libera. Le offro qualche patatina, qualche cosa da bere. E poi, scusate,
Eccoci arrivati nella nostra residenza bomba. Non sono fidanzato, al contrario tuo. Vieni, vieni in casa, adesso se mettiamo un po' di musica e ci sballiamo fino alla morte. Che la mente di Ronaldo, raga, e anche la mia in questo momento non stanno capendo più niente. Oh, maggiordomo, ho detto che ve ne dovete andare tutti perché c'ho un ospite speciale. E se dite qualcosa a Belen, quando torna vengo e vi pesto a tutti di mazzate. Dai, ciccione, muoviti, vai giù. Muoviti, muoviti, ho detto. Vedete, raga, prendete esempio. Se avete conquistato una ragazza, basta che la portate a casa di CR7. Ci parlo io con CR7, raga, dico CR7, l'iscritto deve rimorchiare una ragazza. Venite qui, ragazzi, parlate con la tipa. Diletta guarda il panorama, Ronaldo le sta chiedendo se vuole fricchettare insieme a lui. Una cosa rapida e veloce, dato che suo figlio e sua moglie non ci stanno. E raga, si fa tutto, insomma. Bene, ragazzi, come vedete e sentite anche, ho sparato un po' di musica dalle casse di Ronaldo Junior. Devo dire che funzionano bene. E il balletto in casa, raga, è quello che funziona sempre. Infatti, raga, ragazzi, anche di letta si sta a divertire. Adesso, ragazzi, che è acciuccata, ubriaca e ha visto il panorama e stiamo a ballare, sperando che non arriva nessuno, dico nessuno, a rovinare la festa. E per nessuno intendo un certo Ronaldo Junior e Belen Rodriguez. Abbiamo il tempo per fare qualcosa con Diletta Leotta, ragazzi, che sarà la prima e ultima volta. Dai, raga, mi butto già sul letto. Oddio, Ronaldo, tutto a posto, ora ti spezzi addosso dal collo, cretino. Ok, ragazzi, non so se è il massimo farlo con tipo un teschio di un toro davanti. Comunque dovrei controllare la situazione dietro ancora ogni tanto. Quindi, ragazzi, adesso lasciamo Ronaldo ai fatti suoi. Bene, ragazzi, sperando che non arrivi nessuno a interrompere il nostro Ronaldo, direi che ce l'abbiamo fatta. Non so perché stiamo facendo questo, sinceramente. Non ho proprio le idee per niente chiare, anzi, schiaritemele voi. Per cui... No, cosa? No, cosa? Belen Ronaldo Junior, fermati, fermati! Ronaldo Junior, smetti di filmare, cretino! Ecco, così impari. Ciao, Belen. No, non è come sembra. Vuoi scendere dal letto? Ma guarda, sta ritardata. Ma ragazzi, che le donne sono ritardate. Che fai dal letto? Scendi, ho fatto... tutto per non farlo sembrare. E poi, raga, stanno facendo yoga come al solito, insomma, yoga. Bene, ragazzi, io prevedo un altro rissone perché Diletta sta dicendo che ha accettato di farlo con noi perché abbiamo detto a lei che non eravamo fidanzati. Ok, la faccia di Belen mi sta a spaventare, ragazzi, penso sia incazzata. Ronaldo Junior fa il finto tonto. Ronaldo Junior, se metti quel video da qualche parte lo ammazziamo, sicuro. Se vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, devastiamo il video di mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere assolutamente quello che succederà adesso. Nei commenti ditemi, ragazzi, qual è la vostra donna preferita fino adesso? Jasmine, Belen o Diletta Leotta, ragazzi? Ditemelo voi, anche in base alla simpatia che vi fanno una vita reale, non lo so. Vi ricordo che in descrizione, giù, trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitata, ragazzi, che chi le compra, ragazzi, vengo a mettere mi piace su Instagram, quindi mi raccomando, passateci. E sempre in descrizione, se volete essere salutati da me in tutti i prossimi video e vedere anche i nuovi spoiler sui nuovi video, mi raccomando, venitemi a seguire, che lo trovate qui in descrizione. Per questo video è tutto, direi, ragazzi, lascio a voi i commenti su quello che succederà. Qua è Ronaldo il malandrino, ragazzi. Grazie a tutti per la visione e se vediamo al prossimo video. Scorre!